Giorni con il Dalai Lama, questi per la Toscana, è arrivato mercoledì, ha viaggiato su un aereo privato messo a disposizione dall'imprenditore Renzo Rosso a titolo di amicizia. La più alta autorità religiosa buddista è atterrata all'aeroporto di Pisa. Successivamente ha incontrato brevemente giornalisti e autorità cittadine prima di raggiungere Pomaia, dove ha sede il Lama Tsongkhapa, uno dei principali centri studi europei sul buddismo. Sono qui, ha detto il Dalai Lama, per promuovere, come faccio in ogni luogo che visito, l'unità dei 7 miliardi di esseri umani e l'armonia tra le religioni. Siamo tutti uguali e la vera amicizia umana è basata sul riconoscersi come esseri umani. La prima volta che sono venuto in Italia, ha ricordato, è stato nel 73, incontrai il Papa. Da allora sono tornato più volte e ho visto un interesse sempre maggiore. Questo viaggio sarà anche l'occasione per vedere come si è sviluppata la comunità buddista di Pomaia. Il Dalai Lama, dopo aver raggiunto la località, si è ritirato nelle stanze dell'appartamento adiacente all'istituto appositamente costruito per le sue visite. Lama Tsongkhapa è stato fondato a Pomaia nel 77 grazie all'iniziativa della famiglia Corona di Milano, che qui individuò il sito ideale per la sua realizzazione. Il Dalai Lama sarà al Modigliani Forum nei prossimi giorni a Livorno per impartire insegnamenti religiosi il 14 e il 15 giugno, quando riceverà anche la pergamena della cittadinanza onoraria dal comune di Livorno. Il Dalai Lama incontrerà anche il vescovo Monsignor Giusti.